posso scriverti lo stesso? Chi è? Pamela, ma ora che sei fidanzata posso scriverti lo stesso? Ah, quella gioielleria di... Sì, certo. Enzo, Lami e Pamela? Che domanda che ti hanno fatto, no, ragazze? Lo sta leggendo. Quest'altro che scrive, sai quante Ucraine si è fatto? Ma lo sanno in Budapest dove si trova? Io vorrei fare un attimino una lezione di geografia. Mi hanno detto che io sono stato con le bulgare, mi hanno detto che sono stato con le rumene. Allora ragazzi, una volta per tutte, imparate questa cavola di geografia. Budapest, capitale di Ungheria. Mamma mia, ma ne hanno scritto di tutte. Con Quindi le fammi ucraine capire, mi io anche mancava. lui non c'è stato, fammi capire. No, perché scrivono sempre con l'Ucraina, chissà, invece pure si trova in Ungheria, no? Diciamo una cosa, che a me il passato di una persona non interessa. A me Ma interessa la cosa tempo, bella, mi rapporto, hanno bene, scritto uno di di cui tutto, le sta con me. bulgare, le rumene, c'è di tutto. Ungheria, Budapest, capitale ungherese. Vediamo se ora lo imparano. Mamma mia, incredibile. Venite a Lampedusa, ci scrivono. Lampedusa? Che temperatura c'è a Lampedusa ora? Sicilia. Enzo porta Pamela in L'importante vacanza, adesso, il certo. passato è passato, è vero. Cioè, è normale, cioè, no? Avrà avuto, cioè, belle donne nella sua vita, no? È normale. Quindi il passato, cioè, non mi interessa, mi interessa il presente. Quindi, No, un siccome poi attimino. non si comporterà Ho avuto bene, belle donne. Ora ne ho una bellissima, quindi continuo, non è passato. come? Ho avuto donne belle, ora ne ho una bellissima, quindi continuo, non è passato. Pronto? La connessione? Ci sei? Ho ricevuto una telefonata. Ah, perciò pensavo fosse la connessione. Ci ha Dove abbandonato. sei, Enzo? Di Fiore, di Fiore, di Fiore. Quindi, no, basta. Ah! Sono morto, mi sono fatica. Come voglio dire Addirittura ci seguo dall'Australia. cosa? Dall'Australia, da tutte le parti del mondo. Siamo internazionali, è una coppia internazionale questa, Pamela. Internazionale, ho visto saluti un po' da tutte le parti del mondo. Bello. Venite in America, magari, voglio venire in America. Eh sì, eh sì. Saluti da Avellino. Saluti, vediamo un Gianni, po'. Gianni che scrive. Mamma mia, quante... vedo tante minacce nei miei confronti, chissà perché. Tutti a proteggere Pamela e nessuno che protegge me. C'è qualcuno che protegge me tra tutte queste persone? Pamela sa usare la pistola, io no. Cosa? Ho detto tutti a proteggere te, ma Pamela usa la pistola, io no. Qualcuno che Sono pro... bravo pro... io. Pamela, quanto bevi? Ma no, ragazzo, sei ancora lì. Neanche Sono andata via di l'ho casa. finita, neanche riesco a finirla per compagnia perché mi ha costretto, ho preso una Coca-Cola. Sono stemma, giuro. Grande di Fiore Fotografi che manda tanti cuori. Va bene. Pamela Pamela, è io ti lascio fantastica, scrivono, cenare. siamo tutti con lei. Grazie Maria. Ciao, dottorino. Geloso io no, assolutamente no, non sono una persona gelosa. Assolutamente non sono un tipo geloso. Non sono un tipo geloso. Precisiamolo. Ok. Pamela, dove abiti tu? Io sono pugliese.
stasera? Certo. Quando sei gelosa? Ragazzi, dovete sapere che esce tutte le sere. Io dormo e lui esce. Io le pantofole non le... A me le pantofole non piacciono. Lo so. A me sì. È un po' difficile tenermi a casa. È un po' difficile tenermi a casa. Te le regalerò a Natale le pantofole. No, meglio le ciabatte, quelle per andare a mare, lo sai. Preferisco quelle. Io la carne. No, io la margherita. Tesoro, ti lascio cenare. Vado anche a cenare perché mi aspettano al ristorante. Sto andando anch'io. Lascio un bacio. Mi saluti la tua amica. Salutiamo un po' tutti. Buona serata. Ci sentiamo dopo. Ok. Non so, forse guardo la batteria scarica, non so quanto durerà il telefono. Se la tua è scarica, la mia sarà ancora più scarica. Ci sentiamo domani. Mi dispiace. Non ho capito. Ok. Se il tuo è scarico, il mio sarà ancora più scarico. Subito, lui, eh? Bravo, ci sentiamo dopo. Ciao. Ciao a tutti. Sei un grande